Mentre stanno arrivando gli ultimi, se ce ne sono ancora, sappiamo come va la giornata. C'è un giornalista, cioè una persona il cui unico privilegio è quello di fare domande e non importa se sono intelligenti o stupide, noi possiamo fare qualunque genere di domanda. Poi c'è un filosofo che deve per forza fare domande intelligenti e alla fine sappiamo che ci sono le domande degli studenti che sono quelle che ci terrorizzano di più. E quindi avremo circa un quarto d'ora per questo. Il tema, lo sapete, io credo che non stia arrivando più nessuno, quindi cominciamo. Pochi minuti e per non levare il tempo a Luciano Floridi, ma visto che siamo a Torino è bene che ci ricordiamo come facevano alla Fiat ad assumere quando assumevano migliaia di persone. Se è vero quello che la documentazione ci riporta, per assumere molte persone che venivano da città, paesi diversi, luoghi molto lontani dell'Italia, una delle verifiche che facevano era chiamare il parroco del paese da dove veniva il candidato per essere assunto a fare l'operaio alla Fiat a Torino. Il parroco era una persona che sapeva se quello che cercava di andare a lavorare alla Fiat era affidabile, era onorato, aveva il parroco un enorme potere. Ovviamente adesso non c'è più una Fiat che assume migliaia di persone da posti sconosciuti, però ci troviamo spesso nella condizione di incontrare persone che non conosciamo. Non ci rivolgiamo più al parroco. Tipicamente cerchiamo su Google. Quello che era il potere del parroco in questo momento è senz'altro, riconosciamolo, il potere di Google. Dov'è l'onorabilità delle persone, la dignità delle persone, l'informazione sulle persone, l'immagine delle persone, la identità delle persone? La prima maschera delle persone è la maschera del search di Google. O almeno così succede in un sacco di situazioni. Non è certo una questione di alta filosofia, è una pratica. Però porta a domande molto importanti e controverse. Come sapete, stiamo attraversando un'epoca nella quale tutto quello che sappiamo e registriamo diventa in qualche modo viene messo da parte in qualche modo in digitale. Secondo Martin Hilbert, che ha studiato questa roba all'Università di California, nel 2000 il 25% di ciò che della conoscenza registrata dell'umanità, quelli sono americani, fanno delle statistiche meravigliose, era in formato digitale. Il 25%. Nel 2013, secondo Hilbert, è il 98%. Quindi in questi 13 anni la conoscenza è passata dal 75% in carta, plastica, supporti magnetici di ogni genere, è diventata al 98% su supporto digitale. Questo è un cambiamento importante perché il supporto digitale è facilmente elaborabile, memorizzabile, comunicabile, come sappiamo tutti. Noi siamo immersi in questo 98% di conoscenza che è diventato digitale e a quella cosa noi accediamo con degli strumenti dei quali non sappiamo più fare a meno, e vi ringrazio se in questo momento non state già su WhatsApp, perché se finisce la pila cominciamo a andare in fibrillazione, se non sappiamo dov'è l'amico o l'amica ci cominciamo ad andare in ansia. Questo oggetto, secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti, vi taglio i particolari anche perché giuridicamente non li so dire bene, di fronte a una causa in tribunale per cui la polizia aveva fatto una perquisizione a una persona perquisendogli anche il telefonino, la Corte Suprema ha detto non si può perquisire il telefonino senza mandato perché è parte dell'anatomia umana.
Ormai stiamo dicendoci che questa è una protesi, è parte del nostro corpo e noi con questa protesi siamo immersi in un ambiente nel quale tutto è arricchito da informazione. Ogni luogo si sta connettendo e pensate cosa succede, sta per succedere mettendo chip sensori nelle macchine, nelle case, nelle strade, dappertutto, perché stiamo costruendo questa internet delle cose nella quale ogni oggetto è intelligentemente in qualche modo connesso a ogni altro per fare delle funzioni specifiche. E poi, tanto per raccontarci delle visioni che peraltro sono molto realistiche, l'automobile che guida da sola è un'automobile connessa nella quale i sensori, i computer, le connessioni in rete diventano fondamentali. Siamo immersi in questo sistema di informazioni digitalizzate che Luciano Floridi ha chiamato infosfera e che ha consentito a Luciano Floridi di diventare il filosofo della informazione. Insegna a Oxford filosofia ed etica dell'informazione e di fronte a un caso che si è presentato l'anno scorso particolarmente controverso nella vita delle persone relativamente al tema della identità nell'infosfera, è stato chiamato a occuparsene. Il caso era il fatto che il signor Mario Costeja Gonzales nel 2008 aveva un problema. La sua casa era stata messa all'asta perché non pagava dei debiti. E questo fatto era stato raccontato dall'Avanguardia, che è un giornale spagnolo. Poi lui ha pagato i debiti, ma l'articolo dell'Avanguardia continuava ad apparire nella prima schermata di ogni search fatta su di lui su Google. Quando qualunque persona, invece di andare dal parroco, andava da Google a chiedere chi è Mario Costeja Gonzales, tutti leggevano che è uno che non paga i debiti. E quindi lui se la menava un sacco. Ha chiesto all'Avanguardia di togliere l'articolo, ha chiesto al tribunale. Insomma, la sua storia è diventata un caso significativo perché alla fine è arrivato alla Corte europea e la Corte europea ha applicato a quel caso cosiddetto diritto a essere dimenticati, il diritto all'oblio. In inglese è più bello, diritto a essere dimenticati, in Francia e in Italia si chiama diritto all'oblio. Insomma, il diritto è il fatto che se una cosa è passata e continua a incidere sulla tua identità digitale, puoi fare qualche cosa. Adesso andiamo velocemente al punto perché non voglio perdere altro tempo, ma il punto è questo: se al posto del parroco oggi c'è Google e Google è una macchina che mette che consegna alla nostra attenzione la prima maschera dell'identità delle persone, quella maschera ha una responsabilità. Chi produce quella maschera ha una responsabilità. Se in quella identità ci sono delle cose che sono non false, ma non tali da creare un'identità distorta della persona e quella persona vuole segnalarlo e chiedere che la sua identità venga ripristinata in un equilibrio giusto, può chiedere a Google che la maschera della sua identità venga modificata togliendo il link alle notizie vecchie che è giusto che vengano dimenticate. Quindi lui nel 2008 aveva la casa eccetera, cioè aveva i debiti, poi ha pagato i debiti, poi è passato un sacco di tempo, la sua storia continuava a essere definita dal fatto che non pagava i debiti molto tempo prima e poi li aveva pagati, è riuscito con la Corte UE a dire a Google di togliere il link a questa, e quindi nella sua identità che adesso appare nella prima schermata non c'è più questo fatto che è vero ma che aggiungeva alla sua identità attuale di persona che paga i debiti la stigma, la vergogna di non avere pagato i debiti una volta.
quella vergogna che noi sappiamo, tutta la letteratura della vergogna ci racconta quanto sia un sentimento terribile, infinito, senza fine, come un ergastolo, tu sarai disonorato per sempre, ti vergogni di questo, nell'identità digitale si è tradotta in questa storia del diritto all'oblio. Ma ovviamente se io posso togliere il legame, il link che mi porta a quella notizia e la persona è protetta nella sua identità attuale, è vero anche che facendo così chi vuole sapere qualche cosa sui debiti non pagati in Spagna non troverà più questo caso. Se uno vuole parlare di fatti che sono avvenuti realmente, creando una storia della Spagna nei primi anni 2000, non troverà un sacco di informazioni. Appena la UE ha detto che era giusto che Mario Costeja González che Google togliesse il legame a quella notizia, nel primo giorno Google ha ricevuto 12.000 richieste di analoghe, di persone che volevano togliere il link alle notizie che li riguardavano. Se questo si generalizza, noi non abbiamo più una search che trova le notizie che ci sono sulla rete, ma una search che trova le notizie che ci sono sulla rete se le persone non le hanno chiesto di modificarle per creare una condizione di immagine diversa da quella che hanno adesso. E quindi la libertà di espressione, la libertà di ricerca, la libertà di sapere come stanno le cose, tutto sommato viene ad essere ridotta dalla protezione del diritto delle persone a fare in modo che venga dimenticato qualche cosa che è secondo loro giusto che venga dimenticato. Come vedete è un problema etico, un problema politico, un problema pratico, un problema di tecnologia. Google ha avuto il compito di decidere da sola più o meno quali sono i casi sui quali deve applicare il diritto all'oblio e quali deve valere il diritto all'espressione e altre cose, e quindi si è rivolta a dei saggi. Tra i saggi c'era Luciano Floridi, che ha raccontato la sua storia sul Guardian, il percorso di questa ricerca che lui ha condotto insieme agli altri advisor su questo argomento così controverso, difficile, ma profondo, che riguarda la nostra identità, la nostra vita, il modo in cui noi viviamo nell'infosfera e pensiamo agli altri e a noi nell'infosfera. Lei ha raccontato sul Guardian con una serie di articoli e noi abbiamo la fortuna di sentirlo parlare a questo punto con l'esperienza fatta e la sua profonda conoscenza della filosofia dell'informazione, di questo mondo arricchito dell'infosfera nel quale ci troviamo, che è un passo secondo me importante per voi, per me e per tutti, per cominciare a pensare non più tanto al labirinto complicato nel quale ci troviamo, ma a una prospettiva culturale, umana, per uscirne. Luciano. Va bene, grazie. Come potrete forse controllare dai vostri telefonini, non abbiamo molto tempo. Sono ormai le 11.47 e siccome vorrei lasciare anche a voi la possibilità di fare qualche domanda, se dovessi prendere il tempo che pensavo di prendermi, potremmo stare qui fino a oggi pomeriggio. Quindi mi permetterete, grazie anche al fatto che Luca ha anticipato molte delle cose che vi avrei dovuto dire in preparazione a alcuni commenti, penso che mi permetterete insomma di essere un po' veloce su alcune cose che altrimenti avrei voluto così, analizzare con voi in maniera più attenta. Come vedete abbiamo un microfono qua davanti, io non mi muoverò in modo tale da non dar fastidio ai nostri tecnici, ma normalmente sarebbe più facile stare in piedi e dialogare con voi senza le luci che ci accecano. Alle mie spalle vedete un PowerPoint e seguirò un po' la traccia di questo PowerPoint più velocemente di quanto non avessi preventivato, proprio perché vorrei cercare di lasciare il tempo a voi di fare qualche domanda. C'è una premessa da fare. La premessa è, per chi di voi è stato portato o portata qui obtorto collo, nel senso trascinata, santa miseria, questa proprio giovedì mattina alle 11 mi tocca stare qui a sentire questa roba,
Ecco, questa persona in genere non avrà una grande opinione della filosofia, soprattutto poi se è stata esposta, vedo alcuni volti un po' meno giovani, alla filosofia liceale, dove si fa storia su storia e praticamente si succhia il sangue del cervello altrui, una cosa schifosa che io non farei a nessuno, insomma quelle cose da Indiana Jones quando arriva col teschio che c'è dentro della roba che bisogna mangiare. Ecco, quella è la filosofia che noi facciamo al liceo, perché ovviamente ci si insegna che non bisogna pensare con il proprio cervello, bisogna succhiare le idee altrui, farle proprie, e poi quando uno le ha fatte proprie eventualmente rigurgitarle come proprie, cioè, un lavoro che proprio voglio dire. Ecco, siccome questa purtroppo è un po' la filosofia come viene vista dal liceale, vi volevo rassicurare che questo non sarà quello che faremo oggi. Ecco. In realtà la filosofia è tutt'altro. La filosofia è un modo per affrontare problemi che sono aperti. Aperti vuol dire che una volta che voi avete accumulato tutta la matematica che volete e tutti i fatti empirici che volete, si può essere ancora in disaccordo. Cioè che se io e tu sappiamo benissimo quello di cui stiamo parlando e siamo razionali e vogliamo scambiarci le nostre opinioni, eppure siamo ancora in disaccordo, ecco, quello è un problema aperto, aperto al dialogo, alla discussione e quindi al convincimento. In quel problema aperto ci sono problemi aperti molto elementari. Organizziamo una festa sabato? È un problema aperto elementare. Filosofico? Filosofico. Filosofico stupido? Filosofico stupido, ovviamente. Ma anche 2 più 2 è un problema matematico. Semplice sì, stupido sì, ma è matematico. Allora la matematica non si occupa di 2 più 2, la filosofia non si occupa dell'organizzazione della festa di sabato, però la filosofia si occupa di problemi aperti come quello, soltanto che si va un po' in escalation, sono problemi che hanno conseguenze. Allora, problema aperto, ci si può mettere d'accordo, hanno conseguenze, il che significa che se hai preso una decisione su quello, c'è poi tutta una ricaduta di conseguenze che fanno una differenza su moltissimi altri problemi aperti. Allora fare attenzione, perché quello è un nodo vitale, e lì si parla poi di problemi filosofici, ed è lì si smette di succhiare il sangue ai poveri morti e si pensa con il proprio cervello, no? Nel sapere aude kantiano che noi insegniamo tra l'altro agli studenti, per poi negargli l'opportunità di osare pensare al contempo. Ecco, in questo contesto il problema dell'oblio è un problema aperto. Questo qualcuno ve lo avrà raccontato forse male, soprattutto qualche giurista, qualcuno che si occupa di legge, dice: ma no, qual è il problema? C'è la legge, c'è una Corte di Giustizia europea, ha detto così e così, basta. Google fa come gli è stato detto da parte della Corte, qual è il problema? Parte di quello che voglio dirvi oggi, in questi 20 o 30 minuti a mia disposizione, è farvi vedere perché è un problema aperto, perché in quanto problema aperto è un problema aperto interessante, non è aperto come facciamo una festa sabato, ma è aperto come, vi farò vedere, cioè ha una serie di conseguenze fondamentali a cascata. E in tutto questo ricordarvi, e questa è la prima parte del PowerPoint che adesso vi mostrerò, come ampliando la prospettiva, questo poi si inserisca in una visione ancora più ampia del problema della memoria oggi, che è un problema vecchio, diciamo così. È un problema che è stato con noi per moltissimi anni. Allora, prima vi parlerò di memorie che chiameremo memorie verdi. Non vi dico cosa sono, sennò voi vi addormentate. Allora, le memorie verdi poi diventano memorie registrate, e su questo già forse qualcuno c'ha qui qualcosa, qualche intuizione. Poi ci sono di queste memorie registrate, alcune hanno valore, molte non sono del tutto inutili, inclusi tutti i gatti che avete messo su Facebook, quelle non sono importanti, nonostante quello che pensi mia madre. Ci sono quindi poi le memorie problematiche, quelle che sono verdi, che hanno valore, che sono registrate, ma che creano anche problemi. Luca ne ha appena accennato a una, quella appunto del signore spagnolo. E alcune di queste sono problematiche in un modo pesante. Sono quelle memorie che voi veramente non vorreste avere, soprattutto tra qualche anno. Io vedo qua in prima fila una certa età giovanile, ecco. Vi assicuro che tra un po', passa un decennio, ne passano due, ci sono certi ricordi che proprio uno vorrebbe non avere e soprattutto vorrebbe non far vedere. Per concludere quindi con una cosa un pochino più interessante, ma è qui dove io vorrei lasciare la palla a voi, in modo che voi non facciate a me quello che io non faccio ad altri, non succhiate il mio cervello. E quindi a voi la palla per discutere di identità, perdono e quello che in inglese si chiama closure, cioè chiusura, quando si ha un problema. Ma su questo tra una ventina di minuti dovremo arrivarci. Allora, le memorie verdi. Qua partiamo da lontano.
da lontano 1929, no, lontano da Platone, perché si riparte sempre dai greci, cioè questo è il bello della filosofia, è come un elastichetto, tu ti allunghi e poi ritorni sempre dal greco. E allora in questo qua, perché Platone? Perché in questa frase famosissima, qualcuno di voi non l'avrà incontrata, ma vi assicuro che questo è come il biscottino di Proust, nessuno è fico citando questa frase, lo sanno tutti, benissimo, lo sanno tutti che il modo migliore per caratterizzare la tradizione filosofica europea è come una serie di note di commento a Platone. Cioè, interessante, c'è solo Platone, io leggo Platone, il resto ne segue. Ora, lui esagerava. Tra l'altro Whitehead, grande matematico, grande filosofo, grande logico, scrive insieme a Russell i Principia Mathematica, che sono il fondamento della logica contemporanea, casomai, insomma, vi pensaste che fosse un signore un po' antico, che rimbambito. Perché questo è importante? Perché vuol dire che se, piccola equazione al volo, se qualcuno sta già dormendo, uno, facciamo finta che la filosofia europea sia una grande nota a Platone. Due, la filosofia di Platone. Ma la filosofia di Platone poi senza la filosofia della memoria è nulla. Anzi, si potrebbe proprio semplificare. Diciamo che la filosofia di Platone è la filosofia della memoria. Che la filosofia europea è una lunga nota alla filosofia di Platone, ne segue che la filosofia europea è una lunga nota sul concetto di memoria. Allora uno comincia ad arrizzarsi i capelli, perché dice, oddio santo, allora qui la cosa è grossa, perché abbiamo appena toccato uno dei nodi vitali. È come andare dal dentista quando arriva poi finalmente alla radice, e senti quel zing, ecco, quel zing così, quello lì è quando tocchi uno dei nodi vitali della propria cultura. La memoria, Platone, la filosofia come la facciamo in questa parte del mondo, non è banale parlare di oblio, Perché queste memorie sono verdi? Memorie verdi è importante, questo ve l'ho lasciato in inglese perché il signor Shakespeare l'ha scritta in inglese. Questa va pronunciata bene, voi perdonerete il mio inglese che resta pur sempre un po' italiano, con voce un po' così da teatro qua. Though yet of Hamlet our dear brother's death the memory be green. Oh, questo è quel termine tecnico paraculo di Re Claudio, che sta dicendo a tutti gli altri, sebbene la memoria della morte di mio fratello, che purtroppo si chiama Amleto pure lui, perché non avete letto l'Amleto, è una confusione totale, ma insomma, padre e figlio, tutti e due Amleto, va bene. La moglie, la morte di Amleto, e per cui adesso rovino la storia, che è suo fratello, è ancora verde. Allora dice, verde, memoria verde, se la ricorda. No, attenzione, qui ci sono tre memorie verdi, adesso ve le illustro nella prossima slide. Lui si ricorda che cosa? Si ricorda che il fratello è morto, ma si ricorda anche, e questo non ce lo dice, come è morto, l'ha ammazzato lui, e si ricorda questa verdità della memoria, è una verdità, non si dice così in italiano, del recuperare l'episodio, è una memoria dell'episodio, è una memoria che, una memoria come, una memoria di. E qui i filosofi ci aiutano. Si parla proprio così. La memoria si divide in filosofia, grosso modo, in tre parti. C'è la memoria che qualcosa è accaduto, è morto Hamlet, la memoria procedurale di come si va in bicicletta o come si ammazza un fratello, certe volte io pure, qualche tentazione, e poi c'è la memoria episodica, il fatto di essere stato lì, e che non è una memoria che è successo o di come è successo, ma che tu il cornetto l'hai mangiato. Ci siamo? Allora, non parliamo di cornetti, parliamo di questo oggetto, questo oggetto misterioso. Allora, questo è un oggetto che si chiama abacaxi, in portoghese brasiliano. Per un portoghese brasiliano, soprattutto per una portoghese brasiliana che è nata a Rio de Janeiro, un abacaxi è un problema. Cioè, se tu mi dai una cosa del genere, tu mi hai dato un problema. Cioè, accidenti, che abacaxi che mi hai dato? Perché questo non lo sai come maneggiare, me lo dai, cioè questo resto come lo prendo. Allora, per il brasiliano un abacaxi è un problema spinoso. Allora. Però voi di questo problema spinoso potete avere tre memorie, che si chiama abacaxi, problema, quindi memoria semantica, procedurale su come maneggiarlo, e del fatto che siete stati a Rio de Janeiro e avete assaggiato per la prima volta un ananas e non ve lo scordate più perché non ha nulla a che fare con quella cosa in barattolo che mi dava mia madre.
Allora, abbiamo qualche idea adesso su queste memorie verdi. Molte di queste memorie sono registrate, ma non tutte le memorie registrate sono memorie di tipo che, memorie semantiche. Cioè io vi posso registrare la memoria del fatto che sono stato a Rio de Janeiro e ho mangiato l'ananas, ma non vi posso passare a voi la memoria dell'evento. Vi posso passare la memoria del fatto che ci sono stato. Dice, ah, banale, semplice. No, no, questa è tutt'altra cosa. In un film di fantascienza io passo a te le mie memorie di tipo procedurale, come andare in bicicletta, te lo passo e tu, boom, vai in bicicletta. E di tipo esperienziale, te lo passo e pa, tu è come se fossi stato a Rio de Janeiro. In questo mondo, noi tutto quello che passiamo è il tipo numero uno, la memoria che. E di questa memoria che stiamo parlando qui oggi. Ce n'è tanta. L'abbiamo appena sentito, zilioni, gazzilioni, barattoloni di memorie che si sta accumulando. Io adesso non so se voi riuscite a leggerlo fino lì giù, ma qui, in questo angolino qua, vediamo se, ecco qui, c'è un 2009 che dice 08. Non fa niente se uno non sa cosa sono i zettabyte. Ci sono, dal giorno 0 al 2009, abbiamo creato come umanità su questo pianeta 08 zettabyte di memoria. Dal 2009 al 2020 questi zettabyte diventeranno 35, alcuni dicono già 40, 45. Non fa nulla, perché se abbiamo anche sbagliato del 50% le previsioni, sono mostruosi in ogni caso. Questi zettabyte, tutta questa roba che si accumula, che va dalla conversazione su Skype, dall'ultimo scemenza che uno ha detto su Twitter, i gatti, su Facebook, questa qui, la sua crescita al momento non ha limiti, perché la crescita ha, nella sua velocità, fa riferimento alla fisica, che non vedo perché debba smettere di funzionare, all'intelligenza umana che continua a produrre cose sempre più smart di giorno in giorno, e al supporto, a quanta roba c'è lì che vi permette di metterci la memoria sopra. E lì siamo messi un po' peggio. Ma tutta quella roba lì crescerà, crescerà in maniera esponenziale. Sicuramente nella generazione più giovane che c'è qui in sala vedrà molti più zettabyte di quanti non abbiamo mai visti adesso. Allora, parte di questi zettabyte sono robaccia, cose che non avremmo mai dovuto mettere lì, ma proprio letame. Però parte invece ha valore. Allora, la memoria ha valore per tantissime ragioni. Io qua ho mantenuto l'inglese perché viene bene, perché si può usare sempre la parola, una parola con la R, che in italiano non mi riusciva, e quindi abbiate pazienza. Allora, la memoria ha un valore perché è non-rival, cioè non c'è rivalità tra me e te sulla memoria che io condivido. Non è come quella bacashì che se te l'ho da te non ce l'ho io. Se io a te passo una memoria che sono stata a Rio de Janeiro, ce l'hai anche tu, ma io non l'ho dovuta abbandonare. Questo è un fatto importante, perché è importante ricordarselo. E apro una parentesina, poi la chiudiamo subito. Perché il petrolio, risorsa fondamentale della società precedente, quella industriale, non è non-rival. Se ce l'hai tu, non ce l'ho io. È per questo che facciamo le guerre. Ci siamo? Mentre sull'informazione potremmo non doverle fare le guerre per ottenere l'informazione, perché te la posso dare senza perderla. Poi è rising, nel senso che cresce, l'abbiamo visto, cresce tanto, cresce sempre. Qui c'è un trucco, nessuna risorsa di valore nell'universo cresce senza un costo da qualche altra parte. I costi da qualche parte ci saranno, ve li farò vedere. Poi è raffinabile, e questo è bello, si può migliorare, si può lavorare, è come se fosse malleabile. È rinnovabile, cioè io posso aggiungere, migliorare, aggiornare. E poi la cosa magica è repurposable, che vuol dire posso cambiare la natura della ragione per cui la sto utilizzando. Un'informazione acquisita per, ad esempio, avere dati sulla vostra carta di credito, la posso riutilizzare per sapere dove stavate quel giorno. Allora, quindi la memoria ha un mucchio di valore. Io non so se qualcuno mi deve aiutare, se questo attrezzetto finalmente parte. Ora, la memoria ha valore perché? Quelli sono i valori che ha, ma perché ci permette di migliorare le cose, di adattare le cose, ad esempio servizi e beni a voi che li volete acquistare, di predire il futuro. Senza memoria, senza informazione, io dove vado? Se non mi ricordo neanche la strada per andare al supermercato. Di simulare il futuro senza doverlo creare. Questo ormai in laboratori di scienze è ordinario. Se voi entrate nel laboratorio di biochimica a Oxford, ci sono più computer che topi, ma nessuno lavora più sui topi, ma c'è il DNA, professore, ma le pare che adesso dobbiamo squartare il topo. Ma il topo da mucchio l'abbiamo perso di vista, a biochimica.
E su che lavorate? Sul digitale. Vi permette di decidere, e questi sono dei grandi valori della memoria. E soprattutto qua il politico sbava subito. Innovazione, crescita, GDP, lavoro. Ecco, ci rientra la memoria. Ora, queste non sono chiacchiere, qui ad esempio è la McKinsey che vi dice, e fate conto che abbiano sbagliato del 50%, cioè scontate malamente, ma vi dice che i cosiddetti open data del governo americano in generale hanno la possibilità di rendere disponibile circa 3.2 trilioni di dollari o 5.4 in valore economico ogni anno su questi 7 domini. Oh, quando si parla di trilioni di dollari, gli unici che capiscono qualcosa sono i generali americani, gli unici che gestiscono quelle cifre, noi no, cioè, però sono tanti, cioè, proprio tantissimi. Cioè. Ecco, voi vedete quindi che il valore di questi dati è enorme, e siccome è enorme, c'è tutto l'interesse ad acquisirli e a gestirli. Purtroppo questi dati però sono anche, queste memorie, sono anche problematiche. Vi ricordate, questa era la quantità di memoria che avevamo, e vi ho detto, guardate che cresce, e cresce sempre di più, come un pallone che si gonfia gratuitamente, non gratuitamente. Soltanto i cretini pensano che il valore cresca senza rischio, senza costo, senza lavoro. C'è un costo di acquisizione e di registrazione, questi dati da qualche parte devono stare. C'è poi un costo di usabilità, se i dati stanno lì ma voi non siete in grado, noi, la banca non li può raggiungere, quando ti servono non ce l'hai, beh allora è inutile, quindi mi serve una certa usabilità dei dati, altro costo. Poi questi dati devono essere sicuri, ora l'inglese ha queste due belle parolette che noi unifichiamo in sicurezza, ma security and safety lì stanno nella sicurezza del forno a microonde e nella sicurezza dei servizi di sicurezza, cioè c'ha due significati, e qui la sicurezza e la sicurezza safety, costi sempre, dollari che se ne vanno. Poi devono essere accessibili. Dice, guardi, stanno lì, sono sicuri, sono altamente utilizzabili. Purtroppo lei non li può accedere. Non va bene. Altri costi. Poi, una volta che ce l'ho, bisogna anche lavorarli questi dati. Non è che parlano da soli, nonostante le scemenze che qualcuno abbia detto sui big data. Mai big data non parlano. Nessuno ha mai parlato. Le uniche cose che parlano sono i cervelli umani che li interrogano. L'analytics, altri costi. Tutto questo, come se non bastasse, arriva con ulteriori costi legati alla legislazione e all'etica. Insomma, alla fine di tutta questa bella lista, cosa ci trovate? I soliti dollari. Tutto costa qualcosa. Allora, sì, una risorsa che cresce, ma cresce con i giusti costi ordinari che voi vi aspettate. Allora, perché sono problematici questi dati? Beh, adesso ve la faccio un po' veloce, perché non abbiamo molto tempo. E ve la lascio in inglese, ma ve lo spiego in italiano. Allora, da un lato, da un punto di vista etico, tutti questi dati, queste masse di memorie, hanno delle strutture sensibili, è un po', vi ricordate il nervo toccato dal dentista? A volte quando voi andate a toccare delle strutture, dei patterns in questi dati, arrivate un po' troppo vicino a quella che è la privacy, detta in americano, dell'individuo. Poi ci sono, questi patterns possono essere costosi e quindi qui i problemi ve li ho appena fatti vedere. E poi chi è che trae beneficio da questi dati, da un punto di vista sociopolitico? Ora, altri problemi dall'altra parte. Da un punto di vista politico, noi utilizziamo tutte queste memorie per la trasparenza, e da sempre, dai tempi della Grecia a oggi, la memoria serve per essere presentata e avere un momento di trasparenza con chi il potere lo ha dato ad altri. Quindi trasparenza e responsabilità, nel senso di accountability, tu sei responsabile legalmente di quello che stai facendo, la memoria aiuta, i dati aiutano. Poi c'è un valore finanziario, anche qua è importante. Oggi si parla appunto di nuova economy, di innovazione, ma questa innovazione passa attraverso le banche dati. E infine il valore sociale. Ma a me poi che mi rientra? Ma a fin dei conti non erano i miei dati. Quella carta di credito, dove stavo, i miei viaggi, ma tutto questo non posso riutilizzarlo ai fini di immettere di nuovo nella società un valore che appartiene alla società. Ecco, se voi prendete il dibattito sulla memoria pubblica, si agita in queste due sfere fatte di tre componenti ciascuna. Quindi se non ci capite niente è normale, perché ogni giornalista, studioso, ricercatore prende uno di questi elementi e ne fa poi una storia unica, dimenticando tutte le altre variabili. Ma le variabili stanno tutte lì. È come se uno giocasse a scacchi e decidesse che in realtà tutto quello che si gioca a scacchi è re e pedone contro re e pedone. È molto più complicata la cosa. Complicata. Bisogna studiare, si può fare, però far finta che non ci sia la complicazione, questo non aiuta. Beh,
Vi ricordate, abbiamo fatto una cavalcata un po' veloce, vi dicevo, alcune di queste memorie problematiche sono pesanti, sono memorie che noi avremmo voluto dimenticare. Qui, di nuovo, ci aiuta il solito Shakespeare. Abbiamo visto le memorie verdi, e qui sono le memorie invece pesanti, di nuovo, qua con voce, da teatrale. Let us not burden our remembrances with a heaviness that's gone. Bellissima questa cosa. Non ci appesantiamo, no? Con dei ricordi, delle rimembranze, la cui pesantezza è ormai andata. Cioè è inutile che metti il dito nella piaga, si direbbe, insomma. È inutile che mi stai a ricordare tutte le cose brutte che sono successe. Andiamo, vai, 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 che il futuro è aperto. Questa apertura verso il futuro è quello che noi vogliamo dalla memoria. La memoria deve stare lì, ma non deve essere costantemente riportata a noi. Per fortuna qua io mi riaggancio a quello che Luca vi ha già spiegato. C'è un momento storico in cui tutta questa storia che vi ho raccontato arriva a un nodo. È un nodo piccolissimo. Se qualcuno pensa, accidenti, era un caso fondamentale, non so, Stati Uniti contro Russia. No, è un signore spagnolo che ha fatto una cosa di cui non fregava niente a nessuno, su una rivista che non conosce, un giornale che non conosce nessuno, per una faccenda di due appartamentini di cui non frega niente a nessuno. Va bene? Proprio, sotto l'agenda non frega. Ci siamo? Preciso. E allora tutto questo casino sotto l'agenda non frega, come è successo? È successo perché, mutando una metafora che ho già utilizzato ieri, questo è il classico fiammifero nella polveriera. Il botto non l'ha fatto il fiammifero, di cui non frega niente a nessuno. È che dietro c'era tutta una polveriera che stava lì pronta, no, a esplodere. Vi ho fatto vedere perché è un importante capire un po' in generale le memorie verdi, le memorie pesanti, Shakespeare, tutto di qua. Cioè ci sono elementi di preoccupazione. Il risultato che abbiamo ottenuto grazie alla Corte Europea di Giustizia è che da allora a oggi, se un qualsiasi search engine, incluso soprattutto Google che domina incontrastato quasi completamente il search market in Europa, se voi chiedete a Google di avere un link rimosso a un'informazione che non vi piace, Google ha l'obbligo di prendere in considerazione quella richiesta. Le giustificazioni di questa rimozione, vi ricordo, non è la rimozione dell'informazione, è la informazione del link che voi trovate sulla pagina di Google a quella informazione. L'informazione resta là. Date dalla Corte sono la vaghezza fatta carne, e vi assicuro parla un filosofo. Io di vaghezza ne ho vista. Allora, inadeguate. E che vuol dire inadeguate? Tutto può essere adeguato o inadeguato a seconda del contesto, delle ragioni per cui lo pieni. Irrilevanti. Vi assicuro, potete controllare Wikipedia subito, esiste una logica matematica, che si chiama la logica della rilevanza, che non è in grado di dirvi che cosa sia la rilevanza. Potete pensare che se non lo sappiamo fare con quattro simboletti nella logica matematica, lo sappiamo fare in contesti di semantica così complessi. No, ci vuole quello che vi dicevo prima, è un open problem, è un problema aperto, ci vuole l'intelligenza umana. O addirittura, bella distinzione, sono irrilevanti o non più rilevanti. Lana caprina qua, però è importante. O addirittura esagerate. E che vuol dire esagerate? Insomma, qui non ci si capisce nulla, giustamente, perché sennò il giudice no, si dovrebbe impegnare su un fronte. Avendo lasciato praticamente questa bomba lì, tic-toc, nelle mani del poveretto che la deve implementare, e da qualche parte uno dice, bene, io, noi allora che facciamo? Questa decisione, abbiamo già visto, ha cercato di confermare il right to be forgotten, il diritto all'oblio. Non esiste il diritto all'oblio, non esiste il right to be forgotten, sono delle accorciatoie per parlare di questo materiale, praticamente della possibilità che oggi ha un cittadino o una cittadina europea di richiedere a un search engine, nella fattispecie Google, di rimuovere un link. Vado veloce perché queste cose le abbiamo già sentite da parte di Google e di Luca. Quali sono i problemi? E questo non dovete essere in grado di leggerlo per la ragione che vedrete tra un attimo. Ci sono almeno una decina di problemi che questa piccola scintilla ha fatto esplodere. Allora, il primo è il grande contrasto tra privacy e freedom of speech, cioè tra quello che noi in italiano chiamiamo la privacy e la libertà di espressione. Libertà di espressione di chi?
qui c'è una confusione che se leggete quello che la gente ci scrive sopra è pazzesca. La libertà di espressione non è del cittadino, è di Google. Google, in quanto agente, è libero di prendere o non prendere le informazioni legali online come e quando vuole. La Corte ha detto no, non è così. Per salvaguardare la privacy del cittadino o della persona in questione. Qui il contrasto quindi tra queste due fondamentali colonne della democrazia occidentale, abbiamo scoperto che tanto d'accordo non vanno sempre. E vi assicuro che ci sono colleghi miei che ancora non l'hanno capita questa cosa, che vi dicono che se sono dei principi fondamentali, ergo vanno d'accordo. No, analogia, il sale e lo zucchero sono due elementi fondamentali nella cucina, vanno d'accordo? No, però sono fondamentali. Appunto, dipende da quello che devi cucinare, ma non è che siccome sono fondamentali allora vanno anche d'accordo, non sequitur, che soltanto purtroppo alcune teste un po' confuse potrebbero avere in mente. Poi, e vado veloce perché il tempo stringe, c'è un rapporto tra disponibilità e accessibilità dell'informazione. L'informazione resta disponibile, sta là, nessuno l'ha toccata, ipocriti, però non te la rendiamo disponibile facilmente, così non la trovi tanto facilmente. Ah, va bene, allora io invece adesso l'informazione è rimasta, però Google non me la fa trovare. Come la mettiamo insieme? Il problema del potere. Ieri abbiamo fatto una bellissima lezione all'università su questo tema, ma oggi allora chi è che ha il vero potere in mano? La Corte di Giustizia che decide che Google deve essere messo nelle condizioni di decidere chi può e chi non può avere i propri links rimossi? Oppure Google, che è stato adesso messo in questa posizione di potere ancora più rafforzata? Problema della territorialità. La territorialità del diritto, per chi di voi no, se ne vorrà occupare in futuro, è la seguente. Io lo chiamo un po', anche ieri abbiamo visto, il problema dei tre moschettieri. I tre moschettieri finiscono con un assedio, Richelieu, tutto bardato, che fa la guerra, perché ci dobbiamo ricordare che noi da cristiani ci siamo ammazzati e scannati per millenni, quindi insomma, è inutile starsela a prendere poi coi vicini, dall'altra parte del Mediterraneo. Facile fare le prediche quando uno... Allora, mentre ci scannavamo intorno al 1600 e qualche cosa, poi quando si rincontrano i tre moschettieri è avvenuta una cosa fondamentale, è avvenuta la pace di Westfalia. La pace di Westfalia fa una cosa eccezionale, bellissima. Decide, cara legge e cara geografia, mettetevi d'accordo. È vero, la legge fino adesso ha dato una mano alla geografia, stabilendo i bordi. Da oggi in poi la geografia dà una mano alla legge e dice alla legge, puoi essere applicata all'interno di questi bordi. Quindi in Francia facciamo come i francesi e in Spagna facciamo come fanno gli spagnoli. Per semplificare, spero che non ci siano storici nell'aula. Allora, la territorialità è basata sulla geografia, ma quella fisica, quella che dove voi dovete passare col passaporto. Sul passaporto altra storia, magari dopo. Ma su internet questa territorialità non c'è. Ora non vuol dire che non può essere ristabilita, reinserita, visionata, ci inventiamo qualcosa, però questo è un problema grosso. E qui dibattiti su dibattiti, magari ne parliamo durante la fase delle domande. Chi decide di queste richieste? Un software automaticamente, un algoritmo o esseri umani? Al momento sono esseri umani, io l'ho incontrati, stanno qui e lì, non sono proprio tenuto a dare troppi dettagli. È gente come voi, come me. Poveri ragazzi e ragazzi usciti dall'università, paralegals che si devono smazzare robe alte così, cercando di capire perché o se questo link debba o non debba essere rimosso. I software non servono, meglio di no, perché sono problemi aperti. Tutto questo si applica purché voi non siate una figura pubblica, perché almeno su questo il legislatore è stato chiaro. Ha detto no, le figure pubbliche non hanno diritto ad avere i link rimossi. Se voi siete un politico, i link devono rimanere. Bene. Però se voi fate il filosofo, subito il cavillo vi viene in mente. E quando è che conta qualcuno come una figura pubblica? Fate finta, no? Voi domani siete eletti in comune. Tutto quello che veniva prima è figura pubblica? No. Durante il periodo in cui siete al comune? Sì. E tutto quello che viene dopo? No, quello che viene dopo no. Allora purtroppo questa figura pubblica non è qualcosa di normale, va e viene, e anche qua la dinamicità non aiuta. Poi queste informazioni devono essere di pubblico interesse. C'è un rapporto che adesso vi racconterò tra pochino, tempo permettendo, tra la capacità di dimenticare e di perdonare, che non va sottovalutata, ma su questo arriverò in finale.
Vi ricordate quando ho detto la rilevanza o il non più rilevante? Ma questo è un ginepraio. Quale pezzo di informazione? Vi ricordate? Questa è la filosofia che noi abbiamo iniziato a fare da Platone, eh? La filosofia europea, una nota, Platone, eccetera. Allora, se sono almeno 25 secoli di filosofia sulla memoria e noi non siamo arrivati a capire che cosa sia rilevante o irrilevante, chi me lo dice se quella informazione lo è o non lo è? Bisogna vedere, caso per caso, non si può automatizzare. Purtroppo nel nostro report, compromesso che io ho dovuto accettare, abbiamo fatto passare una cosa atroce, concettualmente, avete presente le unghie sulla lavagna nera d'un tempo, oppure su lo scricchiolio, atroce. La rilevanza è una questione di tempo. Una bestemmia così non la dovrebbe dire nessuno. Come se una cosa molto antica è irrilevante e una cosa molto recente è rilevantissima. Il che vuol dire che quello che io ho mangiato questa mattina per colazione è rilevante. E che so, le ragioni della Seconda Guerra Mondiale, roba vecchia, irrilevante. È chiaro che la rilevanza e la storicità del fatto non sono proprio connessi, non hanno nulla a che fare. Però a noi ci piace pensare che è passato, lascia stare, non ci torniamo sopra. Questa è la mentalità da bar dello sport con cui abbiamo affrontato questo argomento. C'è un po' un problema molto spinoso del che cosa significa processare i dati, sui quali non vi tedierò perché vedo qualcuno di voi ancora stanno già scapocciando dalla noia, quindi andiamo oltre. Ma è un problema interessante. Tutti questi problemi, e siamo arrivati al finale, ve li vorrei far vedere intorno a una questione che poi vorrei lasciare a voi per un po' di discussione. Il problema della memoria e quindi dei dati personali, è stato impiantato dall'Ottocento a oggi, grosso modo, in termini di filosofia dell'economia. Semplifico con una parola chiave, possesso. I miei dati sono miei nello stesso senso in cui la mia macchina è mia, cioè io la posseggo, ne sono il proprietario. Quindi una teoria della proprietà dei dati. Quello che noi stiamo via via vedendo, e penso che le persone più giovani qui in sala lo troveranno abbastanza banale, è che in realtà ci stiamo muovendo, alla fine del Novecento, soprattutto inizio del nuovo millennio, verso una filosofia dei dati personali che non è più impiantata su una filosofia dell'economia, ma è impiantata su una filosofia dell'identità. Quando dico i miei dati, io non dico i miei dati come la mia macchina, dico i miei dati come il mio cuore, i miei capelli, i miei occhi. Sono io. Non è che li posseggo, fanno parte di me, mi costituiscono. Allora, quando tu me li porti via, o me li cloni, diciamo così, perché non me li porti via, vi ricordate, non è rival, non c'è rivalità, ma tu stai clonando un pezzo di me. Allora, quando tu entri nella mia privacy, non stai entrando in una mia sfera fisica come se entrassi dentro casa mia, proprietà, ma stai entrando in realtà a far parte di me, cioè tu è come se stessi inserendo nel mio corpo un anticorpo, una qualcosa di nuovo, qualcosa che non mi appartiene, mi stai trasformando. È una storia ben diversa, quindi in realtà tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi, e ce ne sarebbe molto di più come potete immaginare, va visto da una teoria dell'identità, non da una teoria della proprietà. Poi, ultima cosetta. Bisogna essere in grado di perdonare. Noi in Italia a perdonare siamo facili, purtroppo, quindi è una lezione di cui in Italia non c'è proprio bisogno. Se smettessimo di perdonare non faremmo un soldo di danno. Però nei paesi più protestanti il perdono è duro, molto duro, e non arriva facilmente. Se no non staremmo con i problemi che abbiamo in Irlanda, del Nord, in Gran Bretagna. Il perdono però arriva più facilmente se la memoria degli screzi, dei danni, delle violenze, dei soprusi tra le due parti o tra le molte parti è assuefatta. Cioè se noi in Palestina e nel nord dell'Irlanda non facciamo altro che insegnare alle nuove generazioni quanto sono stati stronzi gli altri e viceversa, tutti risù gente che non vedrà l'ora di mettere una bomba sotto il sedere degli altri. Tuttavia, tu non puoi rimuovere la memoria del passato, del dolore, e questo sarebbe un danno ancora più alto. Cioè io appartengo a una generazione dove a noi siamo stati tirati su con il diritto non all'oblio, ma il dovere alla memoria, perché venivamo fuori dalla generazione precedente che era uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, dai campi nazisti, quindi un'ottica diversa. Ma qui ci vuole una forma di bilanciamento tra quanto si ricorda e quanto si dimentica. Allora il concetto di closure, che
io non so tradurre in italiano, ma di chiusura, quella cosa che noi abbiamo nei confronti del dolore, ad esempio, di aver perso qualcuno, il gatto, i genitori, l'amico, qualcosa, dove tu non vuoi dimenticare, cioè non è che ti vuoi dimenticare che papà è morto, ci mancherebbe, però non vuoi neanche alzarti tutte le mattine ricordandotelo. Allora la chiusura è dire: questo è avvenuto, ce lo ricordiamo, ma non lo riportiamo alla memoria costantemente. Quindi ricordare senza rinverdire la memoria, no, di cui sopra, questo è il trucco che noi non siamo ancora stati in grado di attuare nel digitale. Oggi il digitale rigurgita tutta la memoria, cioè vi ricorda ogni giorno che papà è morto e, devo dire la verità, non è un bel piacere. Allora, in questo contesto, per cercare di chiudere e lasciare qualche minuto a voi, sempre ammesso che il nostro computer gentilmente, ecco, un momento biblico, non perché io sia religioso, purtroppo no, ma perché lo dice bene. Questo è Isaia, l'Isaia, non un Isaia qualsiasi. Sta parlando a Israele e dice: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche, basta. Ora, quello che lui sta dicendo, sta parlando dell'Esodo. Ora, questo è Israele. Voi pensate per un momento che Isaia stia dicendo a Israele: dimenticatevi l'Esodo? Ovviamente no. Quello che sta dicendo è: mettetelo in chiusura. Tenetelo nella memoria, ma non portatelo alla memoria ogni volta, perché dobbiamo andare oltre. E infatti continua dicendo: ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia verde, verde come Shakespeare, non ve ne accorgete, aprirò anche nel deserto una strada e metterò fiumi nella steppa. Quindi è quello che c'è davanti, il futuro che, grazie al fatto che la memoria del passato è mantenuta ma non costantemente rivisitata, si apre come possibilità. Ora, questo bilanciamento che noi abbiamo impiegato millenni nella storia occidentale per raggiungerlo, lo abbiamo del tutto frantumato grazie alle tecnologie digitali. È qui quindi che lo sforzo per voi è quello di ritrovarlo, cioè di riuscire a ricostruire un bilanciamento intelligente tra quanto bisogna ricordare e quanto bisogna non rivisitare ciò che si ricorda, affinché la memoria sia una sorta di punto di partenza del suo futuro e non una sorta di barriera affinché il futuro non avvenga. E con questo io vorrei lasciare a voi qualche domanda che mi sembra stia già emergendo. Grazie. Grazie Luciano. Floridi, io non vedo se ci sono delle, però insomma vi auto-organizzerete. Io mi porterei a casa ogni parola senza dimenticarne neanche una, ma perlomeno vorrei sottolineare quei passaggi nei quali Luciano ci sottolinea il fatto che non è che quando un problema è aperto richiede l'intervento umano. Noi siamo di fronte a questo percorso per cui tra automatizzazione delle decisioni, tecnicismi giuridici, labirinti concettuali come quelli che ci sono stati descritti, cominciamo talvolta ad avere la tentazione di dire: vabbè, che ci pensi qualcosa in modo semplificato, automatico, tecnico, e non e questo tende a diventare l'incubo del prossimo secolo. Se noi troviamo i luoghi mentali, intellettuali e culturali nei quali è necessaria l'intervento umano, la responsabilità umana, stabiliamo una sorta di ecologia per il futuro dei media, dell'infosfera, nella quale abbiamo il nostro ruolo e non possiamo non prenderci le nostre responsabilità. Dal punto di vista etico, Google ha chiesto a Luciano e ad altri una mano per uscire da questo problema, perché si rendevano conto che era un problema umano e non automatico. Luciano ha avuto una grandissima responsabilità nell'affrontare questi primi passi di Google nel nuovo mondo delle responsabilità umane, e credo che questa prima
breve riassunto della sua esperienza, compresa la sofferenza di aver accettato che la rilevanza è collegata in maniera tecnica al tempo, ci aiuta a capire quanto sarà complesso e importante che noi impariamo a pensare tutta questa cosa. Domande? Io avevo l'impressione che ci fosse da parte di una classe, così mi era stato detto, delle domande. Adesso sì. Vedo. Adesso è? Vedo là. È così? Sì. Allora, comincio io, ho già il microfono. Mi chiamo Roberto Dosio e come associazione GIC Forum ci occupiamo di tutela del cittadino. Io però non la vedo. Alzi la mano. Dove? Vicino alla persona che gli ha portato. Allora, parto dall'ultimo concetto fondamentale, essenziale, ecco, che è un po' una sintesi perfetta di tutto il discorso, cioè che noi dobbiamo fare memoria ma non attualizzare sempre la memoria rinverdendola. Ecco, la mia domanda è un po', diciamo, in prospettiva. Abbiamo delle proposte operative e anche normative per arrivare a raggiungere questo obiettivo? Oppure in questo momento si tratta semplicemente di una riflessione filosofica e di un'aspirazione? Perché la tendenza molte volte è quella di riflettere ma poi di non passare al livello operativo. Ecco, vorrei chiederle se in base alla sua esperienza possiamo in qualche modo, come azione istituzionale e come associazione di tutela del cittadino, fare una proposta nel senso che lei giustamente ha evidenziato. Aggiungo anche una domanda tecnica: se io come cittadino facessi una richiesta a Google, c'è l'obbligo di risposta di Google? E se non considera la mia istanza, quali sono le azioni concrete che io posso attuare concretamente? Terzo punto, posso avere un interlocutore fisico con cui approfondire, oppure ci troviamo come una grande multinazionale con cui non riusciamo a dialogare, per cui viaggiamo solo via internet e se questa non ci risponde, chi si è visto si è visto? Cioè, quali sono le nostre reali tutele poi di interlocuzione con chi può decidere, che sia il ragazzino che deve decidere sul link o meno, ossia un responsabile che in qualche modo ha un potere decisionale ponderato. Sì, allora, se io devo prendere punti per poi dare risposte, aspetti, perché Luca dice... suggerisce di prendere diverse, ma la mia memoria è zero, quindi adesso mi segno le tre risposte. La prima era una questione sulla cosa tecnica. Qual era la seconda domanda? Le possibilità di interlocuzioni reali nel momento in cui io faccio l'istanza, se Google ha obbligo di risposta e se non risponde, quali sono le mie azioni concrete, se posso avere un interlocutore fisico. Sì, dicevo, se vogliamo raccogliere un po' di domande in modo che, perché ne vedo già tre lì, quattro e non vorrei cinque, quindi non so, Luciano, facciamo tre alla volta, però perlomeno ti fai un'idea, anche perché sottolineo, e poi potete fare tutte le domande che volete, qui abbiamo un pensatore, dobbiamo succhiargli, come lui ha suggerito subliminalmente, una sofferto percorso intellettuale filosofico. Il fatto delle tecniche giuridiche e dei diritti dal punto di vista legale sono un argomento che lui conosce perfettamente, ma suggerirei, e siete liberi di dimenticarvi questo suggerimento, di tirargli fuori qualche cosa di umano anche. Prego. Buongiorno, io studio giurisprudenza e mi sono accorto che sempre di più nell'ambito dell'informatica si passa, come anche ha detto il professor Floridi, si passa da un'idea di possesso che nell'ordinamento, comunque nell'ambito giurisprudenziale, è fondamentale perché è, diciamo, l'esercizio della proprietà, ad un potere nell'ambito informatico di accesso. Cioè il potere non è più il possesso dell'informazione, ma è la possibilità di veicolare o meno l'accesso. Di conseguenza proprietario fondamentalmente non chi ha il possesso, bensì chi ha la possibilità di decidere l'accesso o meno.
E quindi volevo sapere un po' quali potrebbero essere anche le ipotesi di nuova regolamentazione o comunque anche di modo diverso di pensare, di insegnare anche nelle scuole, a pensare diversamente quando ci si avvicina all'informatica. Grazie. Ancora una domanda, poi facciamo la prima. Buongiorno, caro Labracci. Io volevo chiederle questa cosa. Secondo alcune statistiche, in realtà i millennials, quindi la mia e la loro generazione, non avverte il problema della privacy affatto, soprattutto su social network e social media. Questo in realtà non porta a un superamento di quello che è la problematicità del diritto all'oblio e quindi diciamo rivede il diritto all'oblio come un problema non problema, almeno da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Allora, domande tutte difficili, tutte interessanti. Io non so quanto tempo abbiamo, cercherò di essere veloce, però magari poi mi fermo anche fuori in strada. Su questioni tecniche, come passiamo dalla filosofia all'applicazione? Ci sono tre modi. Uno è con un cambio di cultura, abbiamo appena sentito nella domanda ultima, mi pare che si agganci bene, cambia la cultura. E questo cambiamento della cultura cambia anche i problemi con cui abbiamo a che fare. Cambiano le norme, a volte le norme fanno anche più pasticci di quanto non fosse il caso, ma siamo tutti umani, le possiamo migliorare. Dicevo recentemente che l'unico modo di non sbagliare è correggersi, e quindi l'importante è che ci sia l'apertura. Ma soprattutto cambia la tecnologia, noi parliamo di questa tecnologia come se fosse matura, ma non lo è. Cioè Google, Twitter, Facebook, ma c'hanno sì e no 10 anni. Ora, 10 anni di tecnologia, per chi ovviamente è abituato alle tecnologie digitali, sembrano essere millenni, ma per chi ha una visione un po' lunga dei tempi, sono niente. Voi immaginate 10 anni nella storia dell'automobile, ma, o nulla, rispetto a quello che poi è successo successivamente. Allora dobbiamo anche pensare che ci sono esattamente soluzioni di tipo tecnologico. Io, se volete, poi a un certo punto vi dico anche quali sono state esplorate le possibilità, le alternative. Ora, in questo caso si trattava semplicemente di applicare la decisione di una corte da un punto di vista semplicemente di cosiddetta in inglese compliance, cioè si dice quello che la Corte ha detto che bisogna fare, punto. Però in termini di prospettive, come giustamente lei suggeriva, dove vogliamo andare a parare? Ma ci sono soluzioni tecnologiche interessanti. Ve ne faccio un piccolo esempio così capite che non stiamo parlando semplicemente di cose tirate in aria. Anzi, due così sono, potete fare una comparazione. Uno, si può decidere che le informazioni che sono altamente a rischio di danneggiare, sono legali, ma danneggerebbero moralmente la persona in questione, sono bloccate alla fonte. Si chiama robot.txt, questo vuol dire che il search engine non le può proprio pescare. Fine. Abbiamo risolto alla fonte l'accessibilità di quell'informazione. Esiste, ma non si prende. La soluzione tecnica. Oppure, Google da domani decide che tutte le informazioni di default arrivano in versione storica. Io non so voi, ma in genere quando faccio una search su Google, non faccio search, vado purtroppo con tutta la trafila, cerco nell'ultima settimana e seleziono soltanto le informazioni nell'ultima settimana, l'ultimo giorno, 24 ore, l'ultimo anno. Ma che me ne importa a me, ad esempio, di sapere qual è il ristorante migliore di Torino e mi arriva una notizia vera nel 1985, dicevano che... Quindi metto Torino, ultima settimana, ristorante migliore. Se Google da domani già decidesse di dare tutte le informazioni in versione storicizzata, ed è un click, signori, questo basta cambiare con un click, l'interfaccia automatica di Google, uno dei problemi sarebbe già non risolto, ma reso meno problematico. Quindi ci sono le possibilità. Questo quindi cultura, norme e tecnologia potrebbero aiutarci molto. In termini di interlocuzione, l'interlocuzione, se voi avete per caso la voglia di mandare una richiesta, voi potete interloquire con un'interfaccia di una grande multinazionale. Molti di questi ragazzi e ragazze stanno o a Dublino o stanno a Santa Clara. Volete prendere l'aereo per andarli a trovare? Non credo. Quindi quello che avete a che fare, mandate un modulo classicamente e questo modulo arriverà dall'altra parte. Ci vogliono mesi prima che questo modulo abbia il suo percorso, però prima o poi vi risponderanno. Se rispondono che la rimozione è avvenuta, bene. E se la rimozione non avviene, voi che cosa fate? Avete il diritto di rivolgervi o al garante nazionale o al tribunale che fa le veci del garante nazionale in quella nazione. Paese europeo che vai, a differenza che trovi. Ma c'è questa seconda fase. Se poi anche lì non trovate soddisfazione e volete andare fino alla Corte europea, potete arrivare fino alla Corte europea. Quindi ci sono in realtà tre passi. Google, garante e o tribunale nazionale,
poi Corte europea. La seconda domanda ha sollevato una questione enorme, enorme, l'abbiamo soltanto scalfita ieri durante la lezione, quindi io non posso sicuramente dare una risposta vagamente decente, quindi ne darò una indecente. La mia risposta indecente è la seguente. Pronti, perché è veramente stupida come risposta, quindi non mi citate, cioè, nel senso, prendetela per una rispostina veloce. Siamo passati da una società che ha visto il potere sulle cose a una società che ha visto il potere sulle informazioni sulle cose, a una società che sta vedendo il potere come l'esercizio del potere su la generazione delle informazioni sulle cose. Quindi dalle cose alle informazioni sulle cose alla generazione delle informazioni sulle cose. Siccome la generazione delle informazioni avviene attraverso domanda e risposta, allora per semplificare ancora di più, e qui entriamo proprio nella cartonistica, roba da bar, quando si parla di informazione si parla di una domanda più risposta. La capitale della Francia è Parigi, diventa la capitale della Francia è Parigi? Sì. Scusate, rimuoviamo il sì, lasciamo soltanto la domanda, e quella domanda è un'incertezza. Qual è la capitale della Francia? È Parigi per caso? Risposta? Quella incertezza è dove si esercita il potere oggi. Allora, per darla in termini, ritornare a un livello di decenza, la morfologia del potere oggi è la morfologia dell'incertezza. Ci siamo intesi. Non sulle cose, non sulle influenze delle cose, ma sulla generazione delle cose. Non era così stupida. Non era così stupida. No, va bene, andava meglio. E i millennials, c'è un mito che si aggira non in Europa ma in Italia, e cioè che i millennials se ne fregano della privacy. Non è fattualmente vero. Controllate le statistiche che parlano dei millennials e dei teenagers oggi, e quello che trovate è che è cambiato il concetto di privacy, cioè che la privacy che un tempo si pensava essere così è cambiata colà, ma è cambiata, non è sparita. È un po' come il fatto che per i miei genitori baciarsi in pubblico era una cosa assurda e oggi dici: qual è il tuo problema? Ma non vuol dire che loro avessero la privacy e io e mia moglie no, quando eravamo ragazzetti. Abbiamo semplicemente un senso diverso di privacy. Cioè ci sono aree di privacy che diventano molto più intense e altre che vanno a essere meno importanti. Sicuramente la parte che concerne gli affetti più o meno eroticizzati tra noi hanno perso ulteriormente il senso della privacy, ma non è che è la fine della privacy, è finito uno, il senso della privacy inteso come anonimità, roba ottocentesca da Sherlock Holmes, cioè, e due, il senso della privacy inteso come ci sono cose di cui non si può parlare, i soldi e il sesso, no, ecco, questo no. Ma che i millennials non abbiano il senso della privacy non è vero, statistica alla mano. Cioè quando si tratta poi ad esempio di andare a vedere alcune delle cose rispetto alle quali i millennials tengono molto, ma allora la privacy torna. Cioè no, queste sono informazioni, perché te lo dovrei dire? Ma come mai? Che cosa ti interessa? Su questo ci vuole un po' di riflessione, perché purtroppo chi è al potere non è un millennial. E i cinquantenni, sessantenni, settantenni, e poi in Italia, lasciamo stare, ancora più antichi, al potere, hanno un concetto giustamente antico della privacy, e quindi quando vedono quel concetto sparire pensano che sia sparita la privacy, invece di pensare che le cose cambiano e quindi la privacy oggi va declinata in maniera diversa. Quindi non vorrei essere, aver dato una risposta abrasiva alla domanda della Minnelli in questione, ma non è che la privacy è sparita, l'abbiamo ricostituita in maniera diversa e va compresa nella sua diversità, c'è lavoro da fare. Andiamo al... ci sono ancora qua davanti, poi la... ok. Buongiorno, io vorrei proporle questo pensiero tutto sommato banale che ho fatto mentre parlava del fatto che il tempo non fosse, cioè la rilevanza del dato non dipendesse dal tempo. Su questo io non riesco a comprendere fino in fondo, forse non sono neanche troppo d'accordo. Se mio papà muore oggi, il fatto di rinverdire, come diceva lei, il suo ricordo domani o dopodomani potrebbe rappresentare un problema. Se questa cosa invece accade fra 10-20 anni, il suo ricordo
rinverdire il suo ricordo non rappresenta più un problema, perché io sono cambiata, il suo ricordo non suscita più in me una certa emozione, o almeno così forte come il giorno dopo, i due giorni dopo. Quindi se si pensa in questo modo, il tempo assume un'importanza fondamentale. Vuol dire che il tempo gioca un ruolo fondamentale sul concetto di rilevanza, a dispetto invece di quello che diceva lei prima. Sì, no, ha ragione. Temo quindi di... siccome sono d'accordo con lei, mi sa che mi sono spiegato male. Allora, la questione è questa, che non bisogna mettere due cose insieme come se fossero la stessa faccenda. Un conto è la rilevanza intesa come, guarda, questo è importante, ad esempio, per prendere una decisione oggi, oppure è importante per decidere se la persona in questione deve essere inquisita oggi. Ma è una cosa che ha fatto negli anni Ottanta, quando stava a Milano, costruiva. Ecco, non mi importa, è ancora rilevante, ci siamo. Ma è una cosa che facevo andare al governo, acqua passata? No, è rilevante oggi, il tempo è irrilevante per la rilevanza dell'informazione. Ma è al contempo vero che per la sofferenza di quella particolare memoria, il tempo ovviamente è una grande soluzione. Più passa il tempo, più quella sofferenza, noi speriamo, si faccia indebolita, meno acuta, diventa addirittura piacevole a volte, in certi momenti. Ora, come si fa a trasformare? Quindi lasciamo stare la rilevanza e il tempo, perché certe cose che sono avvenute tanto tempo fa, noi continuiamo a cercare persone per crimini nazisti, proprio perché il fatto che siano avvenuti decenni e decenni fa è irrilevante rispetto alla loro gravità e al fatto che debbano essere puniti. Però ha ragione perfettamente nel dire, ma allora però c'è un rapporto tra rilevanza e tempo. Sì, che non è però con la rilevanza, è con la sofferenza che si vive nei confronti della rilevanza. La sofferenza che vivo nei confronti della rilevanza può essere edulcorata, ingentilita, resa meno abrasiva dal tempo, se però il tempo viene gestito intelligentemente. Perché se il tempo viene gestito in termini di te la rinnovo nella sua intensità ogni giorno, è come quella ferita la cui crosta viene rimossa ogni giorno. Quella, la cicatrice, non la farà mai. E le assicuro che ci sono persone che quella cicatrice non la vogliono vedere. Ci sono persone che, una volta innamoratesi di qualcuno, per il resto della loro vita, abbandonate da quel qualcuno, vorranno mantenere vivo il dolore di quell'abbandono e mantenere quel sangue che scorre da quella cicatrice che non è mai avvenuta, da quella ferita sempre aperta. Allora il tempo va gestito. E quindi è un po', diciamo così, ingenuo dire c'è un calendario, guarda sul calendario, se è passato tanto tempo, irrilevante, e non è più doloroso. Non è così. La rilevanza può avvenire in qualunque stato del tempo e la dolorosità o meno del suo ricordo avviene attraverso una gestione intelligente del tempo e non semplicemente in termini di ma tanto passerà il tempo, me lo dimenticherò. Ma se tutti i giorni tu ci piangi sopra, quello non te lo dimentichi più. Anzi, se vuoi, poi si incrementa, si ingigantisce. E quello che sto dicendo in realtà è una cosa proprio da nonna papera. Cioè, un'idea molto semplice, che il tempo passa e aiuta. Se lo aiutiamo ad aiutarci, perché se il tempo non lo aiutiamo ad aiutarci, quel tempo che passa non farà nessuna differenza. E noi ci continueremo a scontrare per cose che sono avvenute veramente decenni fa in Palestina e decenni fa o addirittura ancora di più nel nord dell'Irlanda, scannandoci tra esseri umani per questioni di lana caprina. E perché? Perché siamo sempre lì a grattare, ad assicurarci che quel sangue esca, che quel dolore sia vivo nella generazione futura, non dimentichi gli soprusi dell'altro e così via. Quindi lei ha ragione, ma non confondiamo rilevanza e dolore nei confronti della rilevanza, se no non facciamo un passo avanti. Buongiorno, io volevo chiederle invece se secondo lei lo scollamento tra l'identità reale e quella virtuale può comportare il processo di dimenticare le cose o se invece saremo più portati invece a nascondere le cose per far sì che la società virtuale percepisca solo quello che noi vogliamo che percepisca. Grazie. Ah, questa è complicatissima.
Io partirei da una piccola premessa che spero non sia vista come un'obiezione. La distinzione tra reale e virtuale, tra online e offline, non è più sostenibile. È quello che 10 anni di social media hanno reso obsoleta. Oggi si parla di on life, non è un errore di spelling, cioè on life, ed è sbagliato parlare di offline, online, come se la festa o fosse su Facebook o fosse a casa. La festa la organizzi su Facebook, mentre stai su Facebook la organizzi, mentre stai nella festa ci metti le notizie su Facebook. Cioè c'è una compenetrazione del reale e del virtuale che non vuol dire salto esagerato nei confronti, dice allora è tutto la stessa cosa. No, non vuol dire neanche quello. Vuol dire che quando il fiume e il mare si incontrano, in quell'acqua un po' mescolata, chiedersi se l'acqua sia salata o dolce vuol dire non aver capito dove ci si trova. Alla foce del fiume è un po' salata, è un po' dolce, è l'acqua dolce che si incontra con quella salata. È questo il mondo in cui viviamo. Noi viviamo alla foce del fiume, non viviamo né esageratamente a monte né del tutto a valle in ampio mare. Viviamo in quello spazio un po' di limite che oggi è un po' dolce e un po' salato, mescolato. Il che non vuol dire che non esiste più il dolce e il salato, di nuovo, non ci confondiamo, non vuol dire che, ma allora tutto virtuale, tutto reale, no, ovviamente no, ma vuol dire che quando io sto guidando una macchina che mi dice, la mia automobile mi dice, con il GPS mi dice, gira di destra, gira di destra, vai sopra, sono online, sono offline, è una domanda stupida, è una domanda anni 90, cioè vuol dire che non hai capito dove ti trovi. Allora, avendo capito dove ci troviamo, la sua domanda diventa, ma in questa foce del fiume, in questo posto un po' al limite dove è un po' salato e un po' dolce, un po' online, offline, ma si mescolano, sono tutte e due lo stesso, la memoria è qualcosa che siamo invitati a far crescere o a far decrescere? Ecco, io questo qui penso che sia veramente una questione di educazione, cioè di nostra di utenti. Da un lato le tecnologie che noi stiamo sviluppando, noi umanità, sono altamente... come si dice, addictive in italiano, come le droghe, assuefacenti. Creano dipendenza, benissimo, preciso, creano dipendenza, sono addictive. Cioè noi abbiamo creato delle tecnologie che sono esattamente l'equivalente di dolcetti dati a ragazzini obesi, è irresponsabile. Se voi leggete Aristotele, ci definisce come animali sociali, e tu a cosa dai a un animale sociale? La possibilità di socializzare sempre di più gratuitamente. Ma quello diventa obeso di socialità, ovviamente, è fatto così. A noi ci piace chiacchierare, ci piace dire, guardate adesso, bla 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 bla, e tu gli dai di più possibilità di bla bla, e stiamo tutti lì su Facebook a dire scemenze, uno dopo l'altro, Twitter, non se ne può più, cioè, zilioni di roba. Allora, è questa tutta la storia? Non è tutta così però, perché c'è poi la dieta, c'è il momento di resipiscenza, quello che dice forse tutto questo tempo su Facebook non era utile, non che non ce lo debba passare, ma ce ne posso passare un po' di meno in maniera più intelligente, più utile. La gestione delle mie memorie è qualcosa che posso fare in maniera molto più acuta sapendo quello che sto facendo. Io vorrei sapere quanti tra di noi, io sono il primo colpevole, gestisce effettivamente bene Facebook, con tutte quante le differenziazioni, questa la posto solo per gli amici, questa nel circolo piccolo, circolo grande, ma che tutto dentro, vai, è normale, siamo pigri, eccetera, però siamo obesi. Allora, la risposta che io le darei è di moderato ottimismo. Al momento ci hanno regalato i dolcetti e non ci è sembrato vero, e li stiamo mangiando uno dopo l'altro, diventando veramente un po' cicciottelli, però tra un po' ci stiamo, cioè, anche questa conversazione ci aiuta a dire, forse magari tutta sta cioccolata è buona, sì, però diamoci una regolata. Ecco, io penso che tra i social media stiano arrivando alla fase del diamoci una regolata. Vorrei che avvenisse, mi auguro che avvenga, senza la solita modalità in cui le cose avvengono nella storia umana, cioè attraverso un disastro, dopodiché noi ci ripensiamo. Può darsi che una volta tanto impariamo la lezione lentamente, diciamo guarda, allora adesso da oggi in poi si possono fare cose diversamente, più intelligenti e così via. Sarei di nuovo moderatamente ottimista. Piccioli Simone, liceo Copernico. L'articolo 13 della Costituzione italiana sancisce la libertà personale di ogni cittadino come un diritto inviolabile. Considerando il complesso rapporto tra privacy e informazione, è possibile ridefinire quello tra libertà e sicurezza? Non ho capito. Me lo dica piano, senza timore. Allora, l'articolo 13 della Costituzione italiana sancisce la libertà personale di ogni cittadino come un diritto inviolabile. Vabbè, e fin qui ci siamo. Considerando il complesso rapporto tra privacy e informazione, è possibile ridefinire quello tra libertà e sicurezza?
Adesso ho capito la domanda, ma non ho capito il contenuto. Cioè, lei stiamo cercando di vedere un rapporto tra privacy a favore di sicurezza, così. Cioè, quindi difendere la privacy per non cadere... No, cioè, se c'è il terrorismo, cattivi, eccetera, per l'antiterrorismo possiamo rinunciare alla privacy a favore di chi ci protegge, la allora, sicurezza, questa, così. Ho capito adesso, scusa, c'è il traduttore, grazie. Ho detto, è giusto? Giusta? Sì, sì. È così, cioè, okay. Quindi se bisogna privilegiare la sicurezza, soprattutto quella nazionale, insomma, della società, a sfavore della privacy. Allora, ci sono momenti nella storia in cui questo avviene per ragioni serie, c'è una guerra, ad esempio, e durante la guerra, ad esempio durante l'ultima guerra mondiale, alcune informazioni non potevano essere condivise e una certa privacy doveva essere limitata. Ma sono ragioni gravi, gravissime, perché quello che si sta ledendo è uno dei fondamenti principali dello Stato in cui noi vogliamo vivere, cioè una società liberale democratica in cui vogliamo vivere. Allora, assumendo che uno viva in uno Stato liberale, democratico, andare a inficiare, a mettere, come dire, a picconare uno dei capisaldi, che è quello della privacy del cittadino, ci devono essere ragioni immense, gravissime, per farlo. E lo si fa per un certo periodo. Cioè bisogna dire ai cittadini, siamo in una situazione di crisi gravissima, e per la prossima settimana, per i prossimi 6 mesi, purtroppo dovremo inserire questo limitato numero di operazioni che vanno purtroppo a toccare la vostra privacy. Ora, questo è un accordo che si può fare con i cittadini, che i cittadini possono fare tra di loro, ed è una cosa eticamente fattibile. Non è quello che avviene oggi. Ci siamo. Non sto dicendo che e questo è la NSA, è quello che fa. No. Quello che avviene oggi è esattamente l'opposto. Cioè sì, ci si scorda dell'accordo sociale con i cittadini, e si fa una sorveglianza di massa, quindi togliendo sostanzialmente la privacy ai cittadini, in nome di una ipotetica sicurezza nazionale che in realtà poi non è così gravemente lesa come ci si fa credere. Io spero che non sarete scandalizzati dal seguente ragionamento. È un ragionamento accademico, quindi tenetevi un po' seduti forti, ma insomma si fanno anche questi ragionamenti. Quanti morti giustificano una guerra? Quante bombe a Londra giustificano una guerra in Afghanistan? Se voi fate questi conti, se voi siete così brutalmente capaci di dire tanti morti qui, tanti morti lì, quanti morti vuoi? Ecco, l'ultima guerra che la Gran Bretagna ha fatto in Afghanistan è un disastro. Potevamo avere tante bombe, tante, a Londra, a Edimburgo, a Liverpool, a Oxford, e non avremmo mai avuto tanti morti quanti ne abbiamo avuti in Afghanistan. Allora, quando si parla di sicurezza, bisogna stare attenti, perché il livello di danno che si sta facendo alla società è talmente enorme, andando a toccare la privacy del cittadino, che è bene che ci sia qualcosa di realmente mostruoso che sta per avvenire. Altrimenti, sentirsi dire dopo, ma i servizi francesi sapevano esattamente chi erano quelli che hanno fatto l'attacco terrorista a Parigi. E che cosa hanno fatto su questo? Nulla. Ma i servizi, dobbiamo avere tutte le informazioni alla faccia dei cittadini perché poi qualcosa potremo fare. No, grazie. Lasciate che qualcosa avvenga. Ora, questo ragionamento purtroppo, che non si può fare politicamente, ha una sua conseguenza, che sarebbe quella da parte del politico di prendersi la responsabilità del rischio. Il rischio che qualcosa di talmente grave avvenga quando tu hai detto, signori, non vi tocco la vostra privacy. Poi una cosa terribile avviene e sapete cosa succede? Noi, che l'altro ieri dicevamo, la nostra privacy non la toccate, domani, quando qualcosa di brutto avviene, ce la riprendiamo con quel politico e lo mandiamo a casa perché si è preso la responsabilità di far sì che la nostra privacy fosse protetta e i database non venissero toccati. Allora ci dobbiamo essere d'accordo noi società. I politici alla fine sono sempre un più o meno brutto, sporco specchio di noi. Se noi siamo disposti a prenderci la responsabilità civile, morale, di dire vengano pure, ci uccidano, non riusciranno a farci autodistruggere i nostri fondamenti etici. Siamo pacifisti, stiamo qua e ci facciamo ammazzare. Venite pure. Questa è una posizione morale di tanto rispetto e questa difende la privacy.
ma l'ipocrisia di dire io vorrei stare tanto sicuro e tanto tranquillo, però vorrei avere anche la privacy, quella è insopportabile, perché è quel bel sepolcro imbiancato che vuole tutto e il contrario di tutto. La vera difesa della privacy si fa con l'accettazione del rischio, e lo si fa da un punto di vista sociale dicendo noi siamo come società disposti a esserci, a farci massacrare da terroristi assolutamente assurdi e pazzi, pur di non inficiare i fondamenti del nostro, della nostra civiltà. Questa è una posizione di tanto di cappello. Non vedo nessuno che sia in grado di prenderla oggi nella nostra Europa. Però mi piacerebbe come tentativo. Buongiorno, mi chiamo Pasquale Pellegrino. Due questioni. La prima riguardante il discorso sulla rilevanza. Oltre che ad essere influenzata da una questione, da un fattore di tipo temporale, cioè la rilevanza sembra essere condizionata anche da una questione di significatività delle relazioni, ovvero nel caso specifico del signor Costeca Gonzales, se io non lo conosco, se non è una persona rilevante per me, che interesse dovrei avere, che interesse dovrebbe avere lui a far sì che quell'informazione che lo riguardi sia tolta da identicizzata da Google al fine che non si conosca. In relazione a questo, che paradosso è? Si crea un paradosso nel cercare, diciamo, di cancellare un'informazione che poi è stata ripresa comunque da tutti quanti un'altra serie di media e quindi riportata, diciamo, come notizia fondamentale. Cioè, che senso ha togliere una cosa, cercare di dimenticarla per poi farla riportare, essere stata riportata da diversi giornali? Grazie. Allora, la seconda domanda è la più facile. Trovate su Wikipedia, se voi ci fate una ricerca, il cosiddetto Streisand da Barbara, Streisand Effect, cioè l'effetto Streisand. È un effetto che è emerso quando la cantante, insomma, l'artista in questione, ha scoperto che alcune fotografie erano state prese di una sua villa, erano state prese per diverse ragioni geografiche, di nessun conto, e ha denunciato il giornalista che le aveva prese, aveva scattato queste foto. Il giornalista è andato in tribunale, tutta questa questione ha raggiunto i mass media e all'improvviso queste foto le hanno viste tutti, e quindi ha avuto esattamente l'effetto opposto. Quello che era un effetto di protezione della privacy all'improvviso è stato un effetto di mettere in mostra esattamente la villa, dove stava, i contorni, eccetera. Questo effetto è pericoloso, e la risoluzione che è stata trovata, abbiamo trovato con Google, è la seguente. Se voi fate una ricerca su Google su un dominio di tipo europeo, troverete con nome e cognome, magari il vostro o quello del vicino o di mamma e papà, ci sono due possibilità. O voi alla fine della prima pagina trovate la dicitura alcune informazioni potrebbero essere state rimosse secondo la legge, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa che Google ha deciso che la persona in questione, quel nome e cognome, non è una figura pubblica. Siccome non è una figura pubblica, c'è la possibilità che alcune informazioni non siano state rimosse. Questo protegge tutti, perché vuol dire che io non so se Mario Rossi effettivamente ha fatto richiesta di avere informazioni rimosse. Io so soltanto che Mario Rossi non è una figura pubblica e quindi forse, potenzialmente, ha fatto richiesta di avere dei links rimossi. Se invece alla fine della pagina non trovate nulla, vuol dire che quel nome e cognome è considerato una figura pubblica, alla quale non è permesso al momento di avere links rimossi da informazioni online. La cosa bella è che chi decide chi è o chi non è una figura pubblica? Google. Lo decidono loro sulla base delle informazioni che sono in grado di raccogliere, perché non c'è altro modo al momento di deciderlo. Di nuovo, autogol del nostro sistema. Sulla primo problema della rilevanza, il problema della rilevanza è difficilissimo da risolvere. Provate il seguente esperimento. Se voi state all'aeroporto e c'è un costante flusso di informazioni sugli aerei che partono, l'aereo per Bologna, oppure al treno, la stazione del treno, molta di quell'informazione è del tutto irrilevante. Quando è che diventa rilevante? Questo è il mio volo, il mio aereo. Quando la domanda, diciamo, teorica che voi ci avete in mente, quando parte il treno, da dove parte, viene ad avere una risposta da quell'informazione, quella clicca con voi. Ma allora quell'informazione è rilevante perché coglie un vostro fine. Allora è sempre il fine che determina la domanda. Io ho un particolare fine, voglio arrivare a Bologna. Faccio quindi una domanda. Da dove parte il treno per Bologna? Quando?
Quando arriva l'informazione, l'informazione è rilevante sulla base di quel fine, perché se il fine cambia, voglio andare a Milano, quell'informazione non risponde più a quella domanda e quella informazione è irrilevante. Tutto quel noise, quel rumore di fondo. Allora la differenza tra rumore di fondo e informazione è se rientra o non rientra nel fine per il quale sto facendo la mia domanda. Quindi quando lei dice significatività, è esattamente questo. Cioè qualcosa diventa significativo per me nella misura in cui ha a che fare, cioè, soddisfa un bisogno orientato da un fine. Ma siccome i bisogni e i fini cambiano costantemente, è letteralmente impossibile determinare se una informazione è o non è rilevante in assoluto, indipendentemente dal fine della domanda. Ma questa è una sciocchezza. Cioè io potrei essere, ad esempio, un business americano e dire vorrei fare un business con qualcuno, c'è un avvocato, vorrei vedere se è affidabile, fammi un po' cercare. Cioè, oh, accidenti, questo qui non ha pagato debiti, gli hanno ignorato la casa, poi ha fatto tutto sto casino su Google. Mi pare che forse me ne sto lontano. Rilevanza, tanta pure. Certo, se sono Luciano Floridi che vuole andare a fare una vacanza e mi viene fuori questa informazione, è noise di fondo, cioè è rumore. Rumore, informazione. Il tentativo che è stato fatto di appiccicare, di incollare la cronologicità della informazione in termini di rilevante oppure no, a seconda di quanto è vecchio, è sciocco. Significa non aver capito la logica della rilevanza, della temporalità, della domanda e della risposta, del fine verso il quale questa significatività diventa significativa. Cioè, proprio vuol dire essersi affidati a dei pellegrini che non hanno idea. E questo è un peccato, perché il livello è alto qua di discussione. Insomma. Purtroppo i compromessi devono essere fatti. E questo è stato fatto. L'ho firmato anch'io, quindi dei pellegrini ci sta anche il sottoscritto. Davide Stagnati, del Liceo Copernico, quarta. Lei prima ha parlato dello scontro tra diritto alla privacy e diritto all'informazione, discutendo anche delle varie cose che giocano in questo scontro, ma anche facendo di nuovo riferimento al signore spagnolo, quello della casa. In un certo senso le informazioni, a meno che non siano, vabbè, poi false o cose simili, in realtà quel signore che aveva la casa coi debiti, questa cosa non è che avesse veramente senso toglierla, perché io comunque come persona che vuole sapere qualcosa di questa persona, comunque avrei diritto di sapere che questa persona ha avuto tali problemi da non potersi tenere più la casa. Al massimo potevano fare che oltre a quell'informazione mettevano anche quella che poi è riuscito a ripagarsela. Non si potrebbe fare una cosa del genere semplicemente? Sì, lei ha toccato un tema con il quale abbiamo iniziato, cioè quali sono il passaggio dalla filosofia poi alle soluzioni, cioè che cosa si può fare in pratica, effettivamente. Una delle soluzioni che tra l'altro Google ha già sperimentato, non ha funzionato bene, quindi non sappiamo bene se questa cosa potrà avere in futuro, però stiamo parlando di tecnologie in sviluppo, è quella di annotare i search. Cioè uno fa un search, fa una ricerca, vede che escono alcune voci e poi dichiara, guarda, io sono il proprietario o sono la persona alla quale questa informazione corrisponde e ho una correzione da fare. Questo quasi stile Wikipedia, no? Cioè, uno va online e dice, no, qui attenzione, qua c'è da fare un aggiustamento. Poi ovviamente c'è qualcuno che controlla, c'è un sistema. Ci sono, diciamo, un paio di problemi tecnici seri, nel senso di identità, no? Cioè, bisogna essere sicuri che non sia la tua ex moglie ad andare lì a correggere le cose, perché magari non è simpatica, l'assicuro, non è simpatica. Parlo per ragioni personali. E quindi bisogna fare attenzione. Devi essere tu. Come fai a essere tu? Non sarà mica poi una questione di dare nome, cognome, identità, eccetera, a Google, perché allora rientriamo nel ciclo, cioè allora sempre più potente, sono loro che decidono chi sei, chi non sei, quindi ci deve essere una soluzione, si possono trovare soluzioni, quindi non voglio semplicemente sollevare problemi, bisogna soltanto essere consapevoli che non è facile, ma ammettendo che sia facile, diciamo, che si trovi una soluzione, e ci sono tantissime, ci sono soluzioni di identità attraverso terzi, insomma la tecnologia qui aiuta tantissimo. Una volta fatto questo, c'è un grande vantaggio, non soltanto quello che lei giustamente metteva in luce, di correzione di un fatto che può essere di disturbo, ma soprattutto tutto quel materiale, vi dicevano 35, 40, zeta milioni di barilloni di roba, ma molta di quella lì è ciarpame. Ma se tutti noi cominciassimo a fare un po' di crowdsourcing, come si direbbe in Maria Fichetta, a migliorare quello che è online, ma non soltanto
sapi la pelle al povero cristiano che insomma alla fine non si trova sempre messo all'incroce sulla stessa informazione, ma soprattutto si migliora la qualità dell'informazione online. Quindi sarebbe, detta all'inglese di nuovo, un win-win, cioè doppia operazione con un fatto solo. Io la vedo bene, cioè è una modalità che tra l'altro sulla quale io stesso ho argomentato a favore. Si potrebbe andare in questa direzione, serve uno sviluppo tecnologico all'altezza. Ci possiamo arrivare. Buongiorno, mi chiamo Solal Trogu, sono un studente francese. Ci diceva prima sul valore della memoria che, alla differenza del petrolio, la memoria non aveva rivalità. Ma mi dicevo giustamente che questi tempi, con tutti i problemi di dati personali, c'è una vera adesso guerra economica sui dati personali che sono il futuro della memoria. Era per sapere che pensava di questo. Sì, grazie. Questo tema è importante. Allora, questo bisogna ricordarlo a chi di noi non ha i capelli bianchi. La memoria storica europea nostra, attuale, vede persone in giro che, come ad esempio mio padre, ha visto carri armati americani e tedeschi a Roma. Quando parlo di conflitto, è quello che ho in mente. Spero che almeno ai più giovani questo non sembri una banalità. Cioè, voi immaginate Torino con i carri armati americani e tedeschi in piazza. Questo è quello che ha visto l'Europa l'altro ieri. Questi sono i conflitti con cui noi abbiamo a che fare. L'Ucraina ce lo ricorda ogni giorno. La Jugoslavia è di nuovo veramente memoria storica. Allora, quando dico è una risorsa rispetto alla quale si può essere condivisione senza esclusione, cioè io non mi devo alienare, no, questo oggetto per potertelo dare. Se do una mela a te, ce l'hai tu, non ce l'ho io. Se ve lo dico un'altra volta, dall'altro giustamente la prendete come un insulto, cioè è banale. Allora, come banalità, il fatto che si possa condividere l'informazione senza doversene privare, questo sposta il genere di conflitti. E parlare di conflitti online, da un punto di vista business, io non vi fate confondere l'idea, non sto parlando di cyber attacks, di guerra digitale, quella è un'altra storia. Parlare oggi di conflitti, ad esempio per il possesso di profili di utenti, è utilizzare metafore un po' robuste quando poi vai a vedere a che cosa le stai comparando. Cioè, non si vorrà mica dire che qui, come dire, la scalata che uno può fare all'HP oppure a Yahoo sia la stessa cosa della presenza di carri armati americani e tedeschi a Roma. Cioè, signori, è importante avere le idee chiare. Allora, va benissimo, ed è importante capire che la conflittualità essa stessa dinamicamente si evolve, la metamorfosi per fortuna diventa un po' meno violenta. Fondamentale, alla base del nostro modo di operare oggi, la società dell'informazione è fatta di conflitti informazionali? Sì. Non sono la stessa cosa che avere conflitti dove se ce l'hai tu il petrolio non ce l'ho io e quindi ti mando le portaerei. Quella è un'altra conflittualità sulla quale io spero appunto ci sia in grado di distanziarci sempre di più. Allora, su questo ecco, un chiarimento è benvenuto. Grazie. La domanda è questa: finora abbiamo parlato di togliere una notizia. La mia domanda è possibile, è in previsione invece la possibilità di integrare la notizia? Mi spiego meglio. Se c'è una condanna, c'è lo scoop giornalistico, esce su tutti i giornali, su tutti i mass media, o una persona indagata, dopodiché viene assolta, non esce nessuna notizia, quindi su Google non appare. A questo punto all'utente basterebbe aggiungere la notizia: guardate che in riferimento a quell'indagine sono stato assolto, e questo risolverebbe anche il problema della libertà di informazione e della tutela della verità dell'informazione. Io direi che dobbiamo anche parlare di verità dell'informazione, perché purtroppo lo scoop giornalistico deforma la verità pur essendo una notizia tecnicamente vera. Sì, su questa è la risposta che ho dato precedentemente, cioè le possibilità tecnologiche ci sono per fare esattamente questo, cioè
far sì che uno possa migliorare l'informazione online in modo che sia più corrispondente alla realtà di quanto noi oggi non siamo in grado di fare. Noi viviamo ancora il miracoloso ottenimento di informazione online con un click, ma chi si ricorda Alta Vista e soltanto il giorno precedente, essere in grado di trovare tutto online in un click è una magia. Che questa magia possa essere migliorata è sicuro. Questa è una direzione in cui si può migliorare sicuramente. C'è la possibilità di far sì che gli utenti siano copartecipi al miglioramento dell'informazione online, esattamente nel modello che abbiamo già visto su Wikipedia. Richiede però regolamentazioni un po' strette, se no il casino che si può creare è infinito, peggio ancora dell'attuale, del quale non siamo particolarmente soddisfatti. Quindi sì, ma con cautela, festina lente, disse il liceale. Mi sembra che siamo arrivati in fondo al percorso. Con questa battutona poi latina proprio. Io ho l'impressione che proprio con questo spirito aperto a passare dal commento a Platone alla commentabilità dei link su Google, abbiamo visto che Luciano ci accompagna con grande umanità in questo cambiamento significativo che sta succedendo alla nostra società. Non sarei troppo convinto che il fatto di essere millennials renda le persone diverse totalmente. Sicuramente il problema umano e la decisione umana di fronte all'automatismo diventerà un fenomeno sempre più scelto, responsabile e importante. Non andiamo a domandarci cose troppo complicate, le abbiamo già vissute. La crisi finanziaria è una crisi di automatismi. Ne stiamo soffrendo e davanti a noi c'è di peggio se non assumiamo questa responsabilità di decidere, di pensare, di conoscere umanamente questo genere di temi sui quali ci stiamo avventurando con ottimismo, con costruttività, sapendo che possiamo farcela. Grazie. Grazie a voi. Grazie.